Non siamo mai stati sulla Terra, un nuovo libro di Rocco Tanica scritto insieme a un robot, A un robot, giusto? sì. Automat B13. Sì, diciamo, Automat B13 è il nome che ho attribuito al personaggio della vicenda, perché è una sorta, anzi, una sorta di romanzo, anzi, una sorta di romanzo, in cui uno scrittore in presunta crisi creativa si avvale della collaborazione di un marchingegno automatico che è in grado di scrivere, che è quello che ho trovato durante la pestilenza, facendo esperimenti con questo GPT-3, che oggi è molto conosciuto e molto frequentato, e all'epoca, 2 anni fa circa, esisteva in una forma più primitiva e per certi versi più creativa. Chi ha usato GPT-3, ChatGPT, ultimamente? Ah, in pochi siete. Ah, no, provateci, è interessante. Diciamo che c'è questo modello di linguaggio, così è chiamato GPT-3, che è il risultato della gestione da parte di una serie di migliaia di algoritmi di 175 miliardi di informazioni testuali, cioè libri, vocabolari in tutte le lingue, una sorta di biblioteca di Babele all'interno del sistema. Per cui questo sistema GPT-3 non è intelligente, quindi la parola intelligenza artificiale è un falso, perché a mio avviso l'intelligenza è la coscienza di sé, e la macchina non ha ancora coscienza di sé, però riesce a fare degli ottimi calcoli probabilistici, e cioè, essendo allenata la macchina con vocaboli, nozioni, dati, una specie di Google estremo, è in grado di prevedere e proporre contenuti in base a quelli che tu predisponi. Cioè, se io scrivo il cielo è blu e le nuvole sono, e mi fermo e dico vai avanti tu, più probabile che risponda le nuvole sono bianche e vaporose piuttosto che, non piuttosto che, invece che metallurgiche e autoctone. Perché? Perché è più probabile che alla parola nuvole segua l'aggettivo bianco che non l'aggettivo metallurgico. Così facendo, ma a volte scrivendo anche metallurgico, che è il suo bello, così facendo ho messo insieme questa trecentina di pagine con saggi, racconti, battute varie, ricette, gastronomia, interviste. Vado abbastanza fiero delle interviste. C'è l'intervista al mare, molto bella, l'intervista a Dio e l'intervista al cinema pornografico. Lui proprio, la persona, il cinema pornografico. E così potete passare qualche ora, credo, spero, in buon umore. C'è un piccolo artificio, e cioè il libro è scritto in 2 caratteri tipografici diversi, quello che corrisponde alla farina del sacco mio e quello che corrisponde alla farina dell'intelligenza artificiale. Quindi, se volete vedere chi ha pensato cosa, lo trovate su questo libro. Quindi ti ha stupito anche dal punto di vista comico, cioè uscivano anche cose divertenti. Sono uscite cose divertenti, è uscita una barzelletta, secondo me buona, perché il bello di questo sistema è scrivere la premessa e vedere che cosa si inventerà. E io ho scritto, parlando in una certa circostanza di un certo medico che consolava il suo paziente, non limitandosi alle cure, ma cercando di tirarlo un po' su di morale, e gli raccontava barzellette sulla categoria dei medici, come per esempio, e la macchina ha sfornato. C'è un medico nel suo ambulatorio, suonano alla porta, lui va a vedere chi è e c'è uno davanti alla porta con una rana sulla testa, e dice: cosa posso fare per lei? E la rana: mi può togliere questa escrescenza sotto che mi dà fastidio? Che Questa è una barzelletta è bella. fatta e finita. Una No, piccola sì. cosa. Capite? Cioè, era una rana Questo è che diceva. terrificante.
cose. No. E niente, questa è la farina del sacco. Questo per dirvi la qualità delle. No, delle aspetta, ma questa è una barzelletta perché lui, lei e esso ha ricevuto l'informazione, questa è una barzelletta su questo tema o l'ha proprio creata? Allora, bisognerebbe vedere quando c'è. Io forse ho scritto l'inizio, ho scritto che il dottore. Io ho scritto il dottore è in studio e sente suonare alla porta e quella è andata avanti. Però in genere non so dove trovarla, però ho trovato un'altra la, cosa. La potete trovare comunque sul libro che vi potete acquistare online. Diciamo, facciamo pure le cose. Facciamo i pesce cani del podcasting. E no, una cosa che ha fatto molto bene la macchina qua è la poesia. Cioè, io sono da sempre incuriosito dagli haiku. Sapete cosa sono gli haiku? Sì. Sì, questo era già un sì più deciso. Chi non ha la minima idea di cosa siano gli haiku può alzare la mano? A tutti hanno tranne due, li possiamo insultare. Tranne due davanti, ok. Fate schifo, come fate a non guardateli tutti un po' così, come dire. No, gli haiku sono questi componimenti poetici che hanno avuto origine in Giappone, che hanno in genere tre versi e un numero massimo di sillabe. In giapponese è un conto, in italiano un altro, perché non si possono equivalere. Però, cosa fa? Un esempio di haiku veri. La campana del tempio tace, ma il suono continua a uscire dai fiori, di Matsuo Basho. Un altro, il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna. Mizuta Masa Hide, ciliegi in fiore sul far della sera, anche quest'oggi è diventato ieri. Anche Ungaretti ha scritto degli haiku. Io cosa ho fatto? Ho preso una cinquantina degli haiku più famosi o più espressivi, 50 migliori haiku, e li ho inseriti, perché a tua volta tu puoi mettere in memoria informazioni che scegli tu e la macchina si regola anche su quelle. Ho messo una serie di haiku e gli ho detto adesso sforna i tuoi, e ho cominciato a fare enter solo per vedere quanti ne, siccome è infaticabile il sistema, continua a sfornarne. Ne ha tirati fuori parecchie centinaia, io ho sfrondato a una venticinquina, e adesso se posso me ne leggo due o tre. Questi sono gli haiku della macchina. Io ho scritto il titolo e la macchina ha scritto l'haiku. Casa a vita. Chissà cosa vuol dire a vita? Ah, vuol dire relativo agli avi. Antica. La casa a vita è la casa di famiglia. Casa a vita. Al vento sbatte la finestra. Il nonno sacramenta. Vuol dire, bravo. Bella. Farsene un baffo. Tanta roba. Vive di grazia inesorabile il salice, malgrado il decespugliatore. Reciprocità, questa è la mia preferita. Una delle, no. Ti ho pagata. No, sì, reciprocità al tiro. Ti ho pagata come il canone TV. Ora baciami per un anno. E ci sono anche quelli di, insomma, di struttura che non hanno battute, tipo questa mi piace, fa bisogni. Giocolieri, portate le lanterne rosse. Sul palcoscenico la verità è necessaria sopra ogni altra cosa. Secondo me è carina questa qua. Insieme a stupefazione tardiva, l'ultima che vi leggo, esita lo spacciatore sul divano sorpreso dalla mia morte. E così via. Insomma, ci sono tanti racconti e raccontini. Si parla di Milano, c'è tutto un capitolo su Milano, parla di Milano dalla sua fondazione, 1841, e tutto quello che è seguito. E poi la scena milanese. Scena milanese. La cosa più importante.